Sì, un ristoratore di Genova qui per protestare davanti alla prefettura di Imperia. Quali sono le vostre richieste? Riaprire. Io ho tre figli che sono nati dentro al ristorante. Io vivo con quel ristorante. Sono 6 anni di sacrifici miei e dei miei bambini, oltre che dei dipendenti che giustamente io do da mangiare. Chiudere un'attività non è un interruttore che accendi e spegni quando vuoi. È una macchina, devi cominciare ad andare avanti. Chiudere un ristorante vuol dire interrompere un sacrificio, un lavoro. Per me, che sono 25 anni che faccio ristorazione in Italia e all'estero, per me è una passione. Ve l'aspettavate questa chiusura di Natale, questa stretta del governo? Onestamente no, perché visto che Conte ha detto il 25 di ottobre, 24 di ottobre, facciamo la chiusura a novembre per poi avere un Natale più liberi, anche con una mezza giornata fino alle 6 sarebbe stato comunque un modo in più per incassare qualcosa che lo Stato non ti ha mai dato. Io per esempio aspetto ancora i 600 euro dell'INPS, tutti i decreti ristori che sono stati fatti sono stati accolti ma non è mai arrivato niente, quindi io penso alla mia famiglia, non può pensarci lo Stato, io allo Stato pago per essere aperto.